Salve a tutti da Italia News. Ecco le incredibili immagini di questo bolide americano, la SSC Tuatara, del valore di 1,9 milioni di dollari, che è stata gravemente danneggiata in un incidente mentre veniva trasportata dallo Utah alla Florida, negli Stati Uniti, per cercare di battere un nuovo record di velocità. Questa fantastica hypercar americana ha sempre ribadito di essere l'auto più veloce al mondo. Il 17 aprile avrebbe dovuto effettuare un nuovo tentativo per battere il record di 482,8 km/h. Purtroppo non è mai arrivata al luogo di destinazione perché il camion che la trasportava si è ribaltato a causa dei forti venti. L'auto è già stata riparata e a breve farà un altro tentativo, non come la mia che è ancora da aggiustare. Non mi resta che salutarvi, iscrivetevi al nostro canale, un bel mi piace e ciao a tutti!